Abbiamo cambiato un po' l'aria, abbiamo cambiato quello che è il modo di porci, un po' più carnevalesco rispetto al passato. Facciamo sempre due spettacoli, uno spettacolo al Teatro Maliban, quest'anno al Barbiere di Siviglia, uno spettacolo molto lungo alla Fenice, cioè la Bohème, che comincerà giovedì grasso, poi proseguirà per almeno un paio di settimane. La cavalchina è parzialmente modificata, nel senso che abbiamo deciso di farla, la cavalchina classica, ogni due anni, per dare anche un po' a questa festa l'importanza che deve avere nell'ambito della nostra programmazione. Quest'anno non rinunceremo al sabato ultimo di Carnevale a fare una serata danzante, che si svolgerà dopo la Bohème. Dopo la Bohème premieremo con il Cavalchina Awards, premieremo Laura Biaggiotti, e poi cominceranno le danze e la cena alle sale Apolline. E la novità di quest'anno è che la sala, non essendoci la sala grande a disposizione, andremo a ballare anche in Campo San Fantin, creando quel connubio tra interno ed esterno che è un po', se voi vedete gli antichi film, è un po' quello che era una delle cifre del carnevale di una volta, il carnevale veneziano, che si viveva sia all'interno dei palazzi, dei teatri, ma si viveva anche all'esterno. Ecco, recuperiamo un po' anche questa nostra modo esteriore. E poi l'importante carnevale del nostro teatro, che noi organizziamo in collaborazione naturalmente con tutti gli organismi cittadini, l'assessorato al turismo, marketing, eventi, la regione, la provincia, cioè ci saranno questo weekend russo con due spettacoli che arrivano dal Dagestan, una provincia molto importante della Russia, e lo faremo al Teatro Maliban. Ecco, questo è il nostro carnevale e speriamo che abbia successo come gli anni precedenti.